Torniamo al foglio numero 2, pagina numero 2, e cerchiamo di capire cosa sta sotto a questo modo di esprimersi. Abbiamo parlato della personalità corporativa, che poi Ezechiele denuncia come non vera e che Gesù denuncia come non vera. Però qui bisogna fare una piccola precisazione. La personalità corporativa non è vera per quanto riguarda la responsabilità nel male, ma per quanto riguarda invece l'aspetto positivo, la personalità corporativa esiste. Se voi prendete il capitolo settimo della prima lettera ai Corinzi, lì si dice che se marito credente e moglie non credente, o viceversa, marito non credente, moglie credente, si amano, il bene che fa uno è il bene di tutti e due. Dio lo calcola il doppio. Se una nostra sorella ha il marito non credente e questi è in perfetta sintonia di cuore, traduzione italiana poco simpatica, consente a rimanere con lei. Wow! Come se fosse una specie di benignità. È una concessione benigna. No, il testo dice se è in sintonia affettiva, cioè se la ama. Lei rende santo il marito che resta non credente. E viceversa, se il marito è credente e la moglie no, lui rende santa la moglie non credente. Per questo motivo nella Chiesa, nella celebrazione del matrimonio, ci sono tre riti. Il terzo è tra un coniuge credente cristiano e uno che non è credente o non è cristiano. E il matrimonio si celebra comunque perché è un sacramento, almeno per la parte cristiana. Teniamo presente ancora che per il bene vedete che c'è una cifra esagerata. Dio fa Chesed, questo è un concetto che dovreste avere presente perché, wow, abbiamo dedicato fin troppo tempo a spiegarlo. Dio ha la Chesed, fa Chesed fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano. Ora, alla linea K c'è il verbo ahab. Guardate che siamo in un testo di ebraico arcaico. E nell'ebraico arcaico ahab vuol dire non amare donativamente, ma vuol dire essere fedeli. Naturalmente il mondo biblico in che cosa identifica l'essere fedeli, ahab, amare, come essere fedeli quando il destinatario è Dio? Identifica il tutto nella obbedienza. Andate alla linea 53. Saul aveva ricevuto da parte di Samuele l'ordine di sterminare il popolo di Amalek, una specie di vendetta postuma, perché questo popolo aveva impedito agli ebrei di Mosè di passare attraverso il loro territorio in modo da facilitare l'avvicinamento alla terra promessa. Il popolo di Amalek si oppone,
e gli ebrei devono fare una lunghissima deviazione, il che comporta anche pericolo, morte e compagnia bella. E allora Samuele dice: per far pagare a loro il male che hanno fatto gli ebrei secoli fa, tu li devi sterminare. Un po' diverso dal ama i tuoi nemici, a dire il vero. E Saul obbedisce, solo che Saul fa un piccolo torto, perché Samuele aveva detto: tu devi votare allo Cherem tutto quanto. Lo Cherem era la distruzione totale di tutto. Si brucia la città, si brucia tutto quello che c'è dentro, si ammazza tutto. Uomini, animali, non deve restare niente. Saul invece aveva preso alcune cose più preziose, gli animali migliori, gli schiavi migliori, uomini e donne. Samuele vede il tutto e dice: perché l'hai fatto? Io ti avevo detto di far fuori tutto, bruciare tutto. E dice Saul: io ho riservato questo perché ce lo portiamo a casa e nel tempio, nel santuario, offriremo a Dio tutto questo. E allora Samuele esclamò, linea 53, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è meglio del grasso degli arieti. E questo criterio verrà adoperato da tutta la tradizione teologica profetica per dire agli ebrei: non fate del culto la maschera di bellezza vostra davanti a Dio. Perché a Dio delle capre e dei tori che gli offrite non gliene può interessare di meno. Ed infatti nel Salmo 50 si dice: mie sono le bestie della foresta, se avessi fame a te non lo direi. È Dio che risponde agli ebrei, quali dicono: ma noi ti abbiamo fatto le offerte. E l'altro risponde: scusa, io ho creato tutto, figuriamoci se ho bisogno del tuo vitellino. Mi prendo casomai un mammut, dove si mangia di più? Dunque, Dio fa Chesed nei confronti di quelli che hanno questo tipo di atteggiamento, la fedeltà obbedienziale verso Dio. E infatti il testo dice: per coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Mitzvot. Su questo testo che cosa vale la pena sottolineare? Vale la pena sottolineare un dato. Dio non si vede, Dio si ascolta. Se vuoi fare un'esperienza di Dio, ricordati che la cosa più importante è ascoltare. Il vedere non è come l'ascoltare, perché l'ascoltare implica pazienza, implica che l'altro si esprima fino in fondo, implica capire, implica obbedire. Il vedere no. Quindi tutta la fede biblica è impostata sull'ascolto, non sulla visione. Il mondo biblico non è molto contento delle visioni, è sempre prudentissimo. Anche la lettera ai Colossesi, quando parla di visioni, dice: pretese visioni, gonfio di orgoglio nella sua mente carnale. Io ho visto la Madonna e tu no, quindi ascolta quello che ti dico perché è la Madonna che me lo dice. Mondo biblico è un po'
diciamo, arriccia il naso nei confronti di questi atteggiamenti. E non dimenticatelo, Benedetto XIV, che non è Benedetto XVI, Benedetto XIV dice che ogni esperienza mistica coinvolge solo il veggente. Punto. Chiunque altro vuole credere a questa esperienza mistica non deve implicare la fede cattolica, ma solo la fede umana. Cucù. Che vuol dire? Vuol dire che qualunque tipo di rivelazione privata va sottoposta a un esame storico-critico. Se l'esame storico-critico dà risultato positivo, tu non accetti il contenuto di quella visione mistica, ma accetti la verità che quella visione sia esistita. Ma il contenuto di quella visione la devi sottoporre a quelli che sono le verità di fede cristiana. Se collimano, bene, se non collimano, sono affari del veggente, non tuoi. Capite cosa vuol dire la fede umana? Non implica la fede cattolica. Fatica a entrare dentro in questa mentalità anche oggi. Per cui Lourdes è un'esperienza mistica vera. Che cosa si siano detti tra Maria Vergine e Bernardetta Soubirous? Sono affari loro. Noi vogliamo essere curiosi? Facciamo benissimo. Dobbiamo accettare le verità che Maria Vergine ha detto a Bernadetta Soubirous? Se vogliamo sì, se non vogliamo va bene lo stesso. Vi è chiaro? Prego. Mi scusi, don Renato, lei tempo addietro aveva detto rivolgetevi a un specialista per capire se un miracolo è veramente... Miracolo. Io non sono stato capace. Può approfittare in questo momento? Sì. Chiarimi le idee, perché così... Allora, lo specialista non lo troviamo al mercato. Andiamo al mercato, acquistiamo uno specialista e questo ci parla. No. Se voi venite con me a Roma, noi andiamo alla Congregazione della Causa dei Santi. E lo specialista è un gruppo di persone che va dallo storico, al medico, allo psichiatra, al teologo, i quali tutti insieme analizzano il fatto. Una volta che loro hanno dato un verdetto, non sono loro che stabiliscono se quello è un miracolo. Ma il Papa, vedendo questi risultati, dirà lui se questi elementi, oddio, tecnicamente lo possiamo dire anche noi, ma non ha nessun valore. Se è un miracolo o meno. Noi oggi facciamo una grossa fatica a distinguere tra grazia e miracolo. La grazia è il dono che Dio ti fa secondo la richiesta che tu gli hai fatto. Più o meno esplicita richiesta. Il miracolo è segno dell'eternità nella storia, è qualcosa di diverso. Quindi nel miracolo c'è sempre la grazia, ma non in ogni grazia c'è un miracolo. Capite la distinzione?
Facciamo l'esempio più banale. Io sono ammalato, chiedo a Dio la guarigione, Dio me la dà. È un miracolo o è una grazia? È una grazia. Può contenere il miracolo? Beh, non dipende da me deciderlo. Io devo fornire i dati, devo mettermi a disposizione, devo mettere a disposizione le cartelle cliniche, tutto quello che ho come documentazione, a questa specie, chiamiamolo gruppo di studio. Dopodiché il magistero che, visti i risultati, si pronuncia o meno. Quindi non è una cosa... Perché il miracolo, amici miei, è una cosa tragicamente seria. Perché nel momento in cui io dico quello è un miracolo, io sto dicendo il futuro, l'eterno, il mondo di Dio è entrato nella storia. Non sto dicendo una cavolata. E quindi il magistero ben se ne guarda. Quando è nel dubbio, preferisce dire no. Quindi, fin quando non c'è una certezza che supera ogni dubbio ragionevole, la Chiesa non dichiara miracolo, una grazia. Quella resta grazia, buonanotte. Io e lei non facciamo miracoli. Bene. Passiamo al comandamento del nome, altrimenti non riusciamo ad arrivare alla fine. Quindi alcune cose le lasciamo, quando in paradiso ci ritroveremo, continueremo la conferenza su questo argomento. Dunque, vi dicevo che il comandamento del nome ruota tutto attorno a quell'avverbio Shavuot, che voi trovate come prima parola della linea 70 lettera B e come ultima parola della linea 70 lettera C, le Shavuot o la Shavuot. Shavuot è un vocabolo birichino, perché la parola invano è uno dei significati dell'avverbio Shavuot. Il primo grande significato è inutilmente. Non pronunciare il nome di Dio o Dio tuo inutilmente. Pronunciare inutilmente nel mondo biblico significa adoperare il nome di Dio in maniera formale. Per capire questo significato abbiamo un bel esempio nel Nuovo Testamento, quando Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Dunque, noi potremmo tradurre in termini più nostri, pordenonesi, non pronunciare il nome di Dio senza coinvolgimento operativo di fede. In altre parole, non pensare di prendere Dio per il lato B pensando di accontentarlo con la preghiera. Devi vivere e nella vita devi testimoniare che Lui è il tuo Signore. Allora la tua preghiera ha senso. E quindi non pregare se non cerchi di comportarti in un certo modo. Durissimo. L'altro significato è falsamente.
non pronunciare il nome di Dio in maniera falsa, non mostrare ciò che non sei. Io capisco che nel mondo politico il concetto di rappresentanza è qualcosa di serio. Per cui noi vediamo in certe celebrazioni cristiane la presenza di politici dichiaratamente atei. Ripeto, sotto il profilo sociologico-politico è comprensibile. Però sotto il profilo teologico vi rendete conto che siamo in una situazione stridente. Tu, ateo, sei presente in qualche cosa di santo e tu non lo accetti. Sono quelle situazioni di confine dove noi notiamo come il cristianesimo sia tollerante, dovrebbe essere tollerante in tante altre situazioni di confine, però qui lo è. Ma di per sé capite che c'è una falsità in questo comportamento, pur, ripeto, comprensibile. Tu sei partecipe di una cosa a cui non credi. Shavuot vuol dire questo.